Alva Secchi dall'ala di Perticara, a test delicato per i padroni di casa, orfani di Averardi, di fronte ai Delfini Maricchi, a partiti con ben alti pronostici alla vigilia del torneo. Due neopromosse di questo campionato che vogliono assolutamente centrare i tre punti. Delfini Maricchia navigano poco sopra la zona rossa di classifica e Perticara vi è dentro. Muratori, che da queste parti aveva giocato a Secchiano, si affida agli spunti di Pecci e Ricci, ma occhio anche ai calci piazzati di Pirini. Il Perticara mostra lacune offensive, solo Girardi non basta, fiducia a centrocampo al classe 2000 Sartini. I Delfini Maricchia, con una maglia che ricorda i Verone e Como anni 80, si fanno vedere in avanti con questo tiro a giro di Capiello, pallone fuori. A seguirlo è Ricci, che mette maggior potenza nel tiro ma non precisione. Al 20° Perticara crea la palla più limpida dell'intero match. Da punizione di Manenti, la difesa ospite spizzica il pallone. Di riflesso Rossi risponde presente, ma è monumentale quando Cedrini a botta sicuro calcia proprio addosso a lui. Da punizione Pirini chiama la facile presa a Balducci. Ospiti che insistono, Ricci apre per Fabbri che manda a lato. A 40° la partita si sblocca, Pecci serve Guidi, numero 4, è tempo di sistemarsi il pallone e di trovare il pertugio giusto che lascia di sasso Balducci. 1-0 per gli ospiti, fin qui meritevoli, visto un Perticara poco ordinato e molto confuso, abbracciato dai compagni numero 4 che per via della capigliatura ricorda Witzel del Borussia Dortmund. All'ultimo respiro di prima frazione di gioco, da calcio piazzato Manenti impegna così i rossi, squadre che vanno a riposo sullo 0-1. Nella ripresa assistiamo a 15 minuti di noia, al 16° il più acuto arriva dalla bandierina con il colpo di testa di Rossi che si perde al lato. Al 20° sempre dalla bandierina Manenti raccoglie la respinta corta di Balducci, calcia a botta sicura ma trova il volto di Rocchetti a negargli la gioia del gol. Dall'ennesimo corner Rossi colpisce di testa, l'altro Rossi tocca col tanto che basta per deviare il pallone sopra la traversa. Siamo al 25° quando Pirini da calcio di punizione fa le prove del gol, Balducci sventa in corner, i Delfini dominano, l'assist di Ricci a cercare Piasta è perfetto se non fosse per il tempo preso dall'attaccante in maglia numero 9, ma poco importa in quanto i Delfini rischiano solo su questo calcio di punizione battuto a Manenti. Rossi cicca il pallone in un primo momento, poi lo recupera e lo scarica in bocca a Rossi. Il cronometro scorre, Ricci sfiora sul versante opposto il possibile raddoppio prima che Pirini lo confezioni direttamente a calcio piazzato. Gran bolide suo al minuto 35° della ripresa che ammutolisce il pubblico di fede locale, meritando il giusto applauso. 0-2, replay meritato. Schemi che saltano quando Fabbri penetra in area di rigore al minuto 43. Il nuovo entrato Franceschetti non può far altro che stendere a terra. Dal dischetto il nuovo entrato Carlini si lascia respingere il tiro da Balducci. La replica del Perticara ha affidato l'ennesimo calcio piazzato di Manenti, ma in pieno recupero gli ospiti calano in tris. Azione partita da Ricci, pallone che termina in mezzo a una serva di gambi in area di rigore. Tra mille respinte l'acuto vincente con tanto di benedizione finale perviene da un altro neo entrato, trattasi di Massarini. 0-3 e fine dei giochi. Per i Delfini Maricchia una giornata sicuramente da ricordare, per il Perticara dopo un periodo piuttosto sereno la classifica torna a farsi grigia come il cielo che sta per chiudere questa giornata.